Una lingua in 3 minuti? Lingue berbere! I berberi comprendono vari popoli che si estendono nell'area del Maghreb, ovvero l'area geografica e culturale più a ovest del Nord Africa, che si affaccia sul Mar Mediterraneo e sull'Oceano Atlantico. I berberi definiscono genericamente loro stessi come Amazigh e sono popoli che hanno abitato il Maghreb prima dell'invasione araba e hanno, in parte, resistito all'assimilazione. Le lingue berbere comprendono 6 lingue, tra cui il kabilo, parlato da circa 7 milioni di abitanti nella regione della Kabilia in Algeria e nella stessa capitale, Algeri, la lingua Chaoui, parlata più o meno da 300.000 persone nel sud-est algerino, e le lingue berbere del Marocco, ovvero il Fano e Tamazight nel nord e nel centro del Marocco, e il Kleu e il Tashelet nel sud del Marocco. Infine c'è quella diciamo più esotica, il Tamashek, ovvero la lingua dei Tuareg del Sahara, parlata circa da 1 milione di persone. Oggi le popolazioni di lingua berbera sono situate soprattutto in Algeria e in Marocco, ma esistono tracce berbere anche in altre parti del Maghreb africano. Si ritiene inoltre che i Guanci, ovvero i primi abitanti delle Canarie, la cui lingua si è estinta nel XVI secolo, fossero dei berberi. La loro lingua era del tutto particolare, infatti era addirittura un po' fischiata. Queste popolazioni berbere sono state sommerse e spostate dall'invasione araba del VII e VIII secolo d.C. e si sono salvate solo le popolazioni berbere che vivevano nelle zone più inaccessibili, le montagne e il deserto, appunto. L'arabizzazione è stata facilitata dal fatto che l'islamizzazione dei popoli berberi è ormai avvenuta da secoli e per la quasi assenza di una cultura berbera scritta. Solo la lingua berbera dei famosi Tuareg, i carovanieri del deserto, cioè il Tamashek, possiede un suo alfabeto, ossia l'alfabeto Tifinagh. Rimane comunque stupefacente come le lingue berbere siano sopravvissute a più di 1.000 anni di tentativi di assimilazione araba. Le lingue berbere vengono attribuite al gruppo delle lingue camitiche, cui forse appartiene anche l'egiziano antico, cioè il copto, lontane parenti delle lingue semitiche. Una caratteristica tipica delle lingue berbere è la T per marcare il femminile. Non meraviglia dunque che tante località algerine e marocchine inizino e finiscano con la lettera T. Ad esempio, Tamaraset, Togurt, Tafilalet e Tifnit. La più importante delle lingue berbere è il kabilo, diffusissimo in Algeria. La parola kabilo viene da kabaila, parola araba che significa tribù, mentre la parola berbero viene dal greco e significa barbaro, appunto. I greci chiamavano infatti così i popoli che parlavano lingue incomprensibili. Sul piano grammaticale ci sono molte analogie tra le lingue berbere e le lingue semitiche, come l'arabo, l'ebraico e l'amarico. Ad esempio, nell'ordine delle parole in una frase, il verbo è posto all'inizio. Si nota anche l'esistenza di suoni gutturali molto simili a quelli delle lingue semitiche. Sotto molti altri aspetti, invece, le lingue berbere mostrano una completa indipendenza dall'arabo e dalle lingue semitiche. Ad esempio, in kabilo, la negazione si forma mettendo fra le particelle ur e ara il verbo, un po' come il ne pas francese, je ne pas. Inoltre, il kabilo presenta un'altra curiosità esclusiva: la forma del soggetto cambia a seconda che sia posizionato prima o dopo il verbo. Ad esempio, l'uomo adetto si dice in kabilo argas inna, con argas che è soggetto e inna adetto. Mentre addetto l'uomo si scrive Inna addetto Vergast, con quel nome che si viene con quella W e cambia. Inoltre, molte parole mostrano che il vocabolario berbero è in buona parte completamente indipendente da quello arabo. Pensate che i berberi sono i discendenti dei cartaginesi, hanno dato alla storia Annibale, Giugurta re di Numidia, i filosofi Tertulliano e Sant'Agostino. I berberi sono dunque molto orgogliosi delle origini e i kabili dell'Algeria, per differenziarsi dagli arabi, preferiscono quando parlano arabo parlare una forma dialettale molto diversa dall'arabo classico, proprio per differenziarsi dagli arabi stessi. Ricordiamo che il kabilo si scrive con l'alfabeto latino, mentre il tamashek con l'alfabeto Tifinagh.
Il Tamashek, lingua del deserto, è la lingua berbera meno influenzata dall'arabo e quella più influenzata invece dalle lingue dell'Africa nera come la Hussa. Un detto berbero molto carino è che l'abbaiare dei cani non disturba le nuvole, ovvero se tu sei tranquillo con te stesso non ti può disturbare nessuno. Popolo berbero, con i tuareghi, i cammelli, l'Algeria e il Marocco, i famosi costumi delle donne berbere, i bellissimi gioielli berberi, il Sahara, dal quale vi saluto per la prossima lingua in 3 minuti!